Esiste rispetto delle regole, o almeno è molto carente, perché molti cittadini non si preoccupano del bene comune. Così i rifiuti vengono gettati a qualunque orario, la raccolta differenziata è inesistente, perché molti contaminano i rifiuti, annullando il lavoro degli operatori ecologici. Da oggi però ci sarà un motivo in più per rispettare le regole. Al lavoro a Catania un gruppo di 40 ispettori della direzione ecologica che effettuerà controlli a campione anche per verificare il livello di servizio di raccolta dei rifiuti e valutarne i contro. Gli ispettori verificheranno quotidianamente se nelle strade o spostamento è avvenuto, se i cestini e i cassonetti sono stati svuotati o se alcuni servizi particolari come il lavaggio dei cassonetti o il ritiro dei rifiuti ingombranti sono stati eseguiti. E punire è la mancanza di rispetto delle regole. Questa mancanza di rispetto che possa provenire da chiunque, non solo dal cittadino, anche delle ditte che devono svolgere il servizio e anche dell'amministrazione se capita che ha delle sue carenze. Una questione soprattutto di civiltà, da qui infatti l'appello ai cittadini. Il suolo pubblico ci appartiene e anzi è il biglietto da visita per noi catanesi, cioè un catanese viene giudicato non per come mantiene pulita casa propria, ma per come mantiene pulita la città dove vive e dove abita. Questa è la dimostrazione di amore e di affetto che dobbiamo dare per la nostra città. E allora lavoriamo tutti quanti assieme, ognuno deve fare la sua parte. Lo scorso anno sono state 1.500 le multe per conferimento abusivo e proprio questa mattina altre 4 in via Barriera.